Dori? Signori, siamo qua in spedizione con il maestro Stango X, il nostro Supreme Stango X. Infatti l'unico che non c'è oggi, oggi siamo andati in spedizione direttamente al negozio, in spedizione direttamente nell'unico store italiano, quindi a Milano, per comprare non solo online ma anche in presenza fisica. E niente, abbiamo diversi sacchetti, possiamo vedere. Spoileriamo, non spoileriamo. Ci fa vedere anche il berretto a scaffo. Guarda, guarda che vergognosa, così non ti si vede. Benissimo, meglio. No, dai. Così. Guarda. Ok, meglio. Ok, niente. E adesso quando arriveremo a casa faremo l'unboxing fatto bene per far vedere cosa contengono questi bei sacchetti. Bene, Stango X, comunque soddisfatto degli acquisti, quindi alla fine quello è l'importante. E fa un po' freddo, ecco, quello sì, giusto, però ci voleva una spedizione fisica, non si può essere dei veri acquirenti se non si va nello store fisico, non è mica da tutti, signori. E noi vi abbiamo portato con noi perché VG Channel solo esclusive importanti. Buongiorno signori, siamo tornati dopo diverso tempo su Wonder Journey Channel. Magari qualcuno non ci aspettava più, ma noi si ricordavamo di noi. Esatto, noi torniamo in Italia. Prima o poi si torna sempre. Come Babbo Natale, per tutto l'anno non te ne ricordi, però poi il regalo di Natale arriva. Esatto, oggi abbiamo parecchio materiale. Tra l'altro, siamo andati fisicamente. Il nostro maestro Stango X, che è andato proprio il giorno della giusto giovedì. Sì. E poi siamo tornati. Sì, ero stato anche domenica prima. Domenica prima qua è l'abitudine. No, vabbè, e poi a Milano ci sono stare. E poi siamo tornati un po' fortuitamente ieri, sì, perché eravamo in zona, quindi siamo passati. Esatto, quando sei a Milano, se capita, stavamo vicino al Duomo, zona Lanza. Anche perché io prima volta che vedevo il negozio, molto carino, devo dire. Sì, poca roba. Poca roba, però molto curato. Ovviamente tutto, ricordiamo che è l'unico store Supreme in Italia, quindi Milano. Esatto. Good job. Niente, partiamo magari allora con il pacco che ho acquistato ieri. Siamo tranquilli. Beh, fai vedere intanto la bag che sempre è in omaggio, per modo di dire. Sì, compresa nel prezzo, diciamo. Quindi il pacchettino, molto carino, basic, ma ci sta. E poi, vedendo anche l'inverno, una bella cuffietta. Ok, cuffietta con questo colore un po' misto. Sì, che va bene con tutto. Che va bene con tutto. Sono soddisfatto, diciamo che c'erano una discreta scelta di colorazioni. Questo è uscito due settimane fa, tra l'altro, diciamo. Quindi è della nuova collezione. Sì, è la nuova collezione 2022, Fall Winter. Soddisfatto. È bello anche il tessuto. Sì, no, poi è un pochino più pesante rispetto a quella che avevo precedentemente, quindi dovrebbe essere anche un po' più calda. L'ideale per il periodo invernale. Quindi una bella cuffietta. Poi come dicevamo, pezzi da 90. Giovedì c'era stato il drop, le solite box logo, che erano uscite con anche le cuffie New Era, che sono sempre box, chiamavano il box logo, anche quelle, sì, certo, con lo sticker davanti gigante, rispetto a quello piccolo, che a me personalmente piace più piccolo, che sì. E niente, quindi sono riuscito. Sarà riuscito. Raccontiamo un po' la storia. Sono partecipato alla raffa. Niente, sono arrivato. Cioè, mi hanno dato la posizione 292. Quindi quello che rimaneva quando al momento dell'ingresso era poco. Perché ricordiamo che infatti l'ingresso è sempre tra di giovedì, deve essere. Bisogna registrarsi. Se poi vinci, hai la possibilità di acquistare. Vince. Sì, beh, no, quando l'apertura era entrata, sì, anche quella l'ho fatto l'unbox. Proprio un fedelissimo, sì, il cenacolo, grappezzone, quello della collezione Stango X. E niente, quindi giovedì, quello che sono riuscito a comprare, beh, le colorazioni della cuffia New Era c'erano tutte, se non vado a memoria. Vabbè, questa è la classica color nero con il logo rosso in grande, quello che dicevamo prima. Beh, personalmente sì, è bella perché iconica, dietro la solita scritta World Famous, ne esce praticamente una all'anno, sempre l'inverno, fanno uscire il drop con le cuffie New Era, d'estate invece ci sono i cappellini.
cappellini, sì. Però ovviamente non sono un appassionato né di cuffie né di cappellini, però è un pezzo, che ci voleva, esatto. E si sì, fu l'Inter 22, la stagione 22, esatto. Sul pezzo, direi. Questo era un costo di 40 euro, quindi anche accessibile, assolutamente. E poi invece il pezzone, quando sono entrato erano rimasti solo tre colori, erano rimasti, mi sembra, il giallino, quello che c'era, una sorta di giallo lime, sì. Poi era rimasto forse un azzurrino anche, adesso mi ricordo la memoria, e poi vabbè era rimasta ovviamente quella nera, non mi sono fatto ripetere due volte nella mia taglia, perché vabbè magari in altre taglie c'erano qualche frutta. Dopo vabbè la dopo nei dettagli, esatto. Una box logo, una crune, quindi non è il cappuccio questa, quindi sì. Però è proprio una vera e propria, era così da, sì, no. Da uscita, stagione invernale, senza cappuccio. Esatto, di solito fanno un anno, c'è cioè un anno, una stagione esce col cappuccio e una senza, vabbè è chiaro. Però col cappuccio ha un po' più di valore, un po' più ricercato. Però è sempre una box logo, quindi direi chiaro, perché nel concetto dello il cappuccio comanda. Però niente, questo vabbè è una box logo taglia, penso, una taglia L. Penso bella, sì. Vede in Canada, tra l'altro, che ti dicevo, sì. Non è fatta valore 160, cioè il valore è costo 168 euro, però ha già preso un pochino di valore, sì, adesso non valgono più come una volta, intorno dai 200 250, poi dipende, sicuramente un po' salirà magari adesso, chiaro, appena uscite. Adesso poi hanno aperto anche un nuovo store in America, quindi sai, ci sono, avendo anche più store ci saranno anche più pezzi, sì. Adesso non so se invece sono limitati, ne tolgono, non lo so questo. Comunque continua un po' a... Sì, chiaro, online è già sold out ovviamente. Sì, vabbè, i soliti, poi quei botte. Comunque quindi è un pezzo abbastanza ricercato e probabilmente potrà acquisire un po' di valore. Sì, è una roba... Però più che altro è un pezzo iconico, una box logo nera, rossa, poi comunque una colorazione che non capita tutti i giorni, o la compri in reserve, è difficile comprarla proprio nello store o online, che altro ci avremmo provato. Mamma mia. Quindi dai, non direi proprio, esatto. Un'ottima. Poi un completo nero, vediamo nel nero da così, poi facciamo vedere in dettaglio, però direi che esatto, a Capodanno così di volte, sì. Così lì No, più che altro potrebbe anche essere interessante iscritto e vedere il dettaglio del box logo come è fatto. Sì, è un capita tutti i giorni. Esatto. Perché chiaro, alla fine di per sé è una maglietta nera, una felpa nera. Sì, però. Tutta nera con il box logo. Certo. Bene, quindi direi che per oggi abbiamo portato del buon materiale, adesso vi faremo vedere i dettagli, nei dettagli. Bene, adesso facciamo una carrellata sui dettagli, quindi qua abbiamo questa cuffiettina, sì, con il box logo piccolo, full nero, dietro è standard, molto quello full nero, e poi invece qua abbiamo la coppia abbinata di cuffia con logo Supreme, possiamo far vedere c'è, magari... Vabbè, c'è sul fianco New Balance e New Era. E World Famous. Sul dietro, molto carino, e poi abbiamo la box logo sì sul logo il solito, poi vabbè ci sono tutte le certificati in Canada, tutti certificati, e poi è carino anche, e poi esatto, particolare di solito sul nero, il colore è sempre diverso, cioè è sempre uguale, in questo caso è nero. Molto carino. E sarebbe interessante sulle altre colorazioni, se anche quelle sono di colore. Beh, direi che la combo abbinati stanno proprio bene insieme. Grazie. Signori e signori, quindi da Wonder Jordi Channel con il nostro esperto Stango X, per ora è tutto. Per ora è tutto. State connessi perché ci stiamo muovendo. Abbiamo qualche... Sì, abbiamo ripreso. C'è stato un po' ripreso. Periodo in cui tra impegni personali. Esatto. Abbiamo un po' rallentato il ritmo, torneremo più forti di prima. Assolutamente. Stiamo già tornando nel giro, quindi state connessi. Alla prossima. Alla prossima.